dipartimento ha come obiettivi fondamentali, in particolare, il rapporto fra ricerca e didattica. Oltre alle lezioni, il dipartimento offre una serie di attività collaterali per le diverse discipline, come conferenze, seminari e convegni. Il rapporto fra studenti e dipartimento è importantissimo. Il dipartimento è il luogo di incontro e di discussione fra studenti e professori. Il tirocinio è obbligatorio per tutti gli studenti e rappresenta il primo incontro dello studente con il mondo del lavoro nel territorio. Il Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione offre corsi di laurea triennale in Lettere, in Scienze dei Beni Culturali, in Filosofia e Scienze dell'Educazione, corsi di laurea magistrale in Archeologia, in Scienze Filosofiche e della Formazione Continua, in Scienze Etnoantropologiche, Ambientali e Archivistico-Librarie. Sono inoltre attivi corsi post lauream, come il Master Internazionale di Secondo Livello in Archeologia e Storia del Mediterraneo, la scuola di specializzazione in beni archeologici con sede a Oristano, la scuola di specializzazione in beni demo-etnoantropologici con sede a Nuoro, la scuola di specializzazione in beni archivistici con sede a Nuoro. Inoltre, la scuola di dottorato di ricerca in storia, letterature e culture del Mediterraneo. Il Dipartimento è molto attento nella costruzione delle offerte formative agli sbocchi occupazionali e professionali dei laureandi e dei laureati. I corsi di laurea in lettere e filosofia sono a preminente vocazione metodologica, lo sbocco occupazionale privilegiato fra i tanti è dato dall'insegnamento delle materie umanistiche. I corsi di scienze dell'educazione, di grande importanza in una società come la nostra, formano educatori professionali molto richiesti da strutture pubbliche e private che hanno necessità di personale specializzato. I laureati dei corsi di laurea in beni culturali hanno specializzazioni diverse. Mi riferisco alla specializzazione in archeologia, in archivistica, in beni demo-etnoantropologici. Questi laureati potrebbero lavorare in istituzioni pubbliche di tutela e valorizzazione dei beni culturali, mi riferisco al Ministero dei Beni Culturali, ma anche a tutti gli assessorati culturali, regionali, provinciali e locali. Mi riferisco al lavoro in tutte le competenze archeologiche, dagli scavi archeologici, collegandoci anche a quelli che sono i musei, al lavoro nei musei archeologici e nei musei etnografici, al lavoro negli archivi, alla gestione quindi dei musei e alla valorizzazione di parchi naturali e comunque dei beni culturali in genere.